Vediamo subito i dubbi arbitrali perché sennò qua mi rompono già i coglioni. Allora, il rosso per Torosidis là c'era. C'era un rosso per De Rossi perché doveva essere ammonito il primo minuto, poi è stato ammonito. Poi Totti è immune dalle ammonizioni. Oggi è stato confermato perché ha fatto un fallaccio su Lichtsteiner che era almeno da giallo. Il giallo non si è visto. Dopo il rosso giusto dato a Torosidis, l'arbitro non ha fischiato più un cazzo, ha regalato una punizione, la punizione del gol alla Roma. Ha un po', non ha fischiato più un cazzo a noi, ha fischiato tutto a loro. Questo per quanto riguarda gli episodi arbitrali. Ho voluto subito affrontarli così non mi venite a rompere il cazzo. L'arbitro arbitrato bene e male, però dopo il rosso non ha avuto più personalità, secondo me. Questa è stata una partita a dimostrazione che oggi non volevamo vincerla. Siamo stati noi a non volerla vincere perché alla fine le occasioni più nitide sullo 0-0 le abbiamo avute noi, sull'1-0 le abbiamo avute noi per chiudere la partita e non le abbiamo chiuse con Tevez e Pereira. Nota di critica ad Allegri: Coman, devi mettermelo a mezz'ora dalla fine. Morata oggi ha giocato male, devi mettermelo a mezz'ora dalla fine perché hai visto gli ultimi 5-10 minuti, si incula tutta la difesa da solo, ragazzi. È una partita che dovevamo vincere, potevamo vincerla, però comunque il pareggio alla fine sta più bene a noi che a loro, sicuramente. Siamo sempre a più 9, alla fine loro, come l'anno scorso, ci dicevano: vabbè, tanto il ritorno ce l'avete in casa nostra, tanto il ritorno ce l'avete anche in casa nostra, e poi alla fine non hanno vinto. Una partita che meritavano di perdere, non l'hanno vinta. A dimostrazione che hanno fatto 4 mesi di rotture di coglioni per Juventus Roma, partita regolarissima, ma per loro hanno un sistema in testa che non si sa qual è. E poi oggi a Roma hanno fatto abbastanza possesso palla, però alla fine le occasioni, ripeto, nitide, e la sensazione di fare gol in qualsiasi momento quando attaccavamo di massa era la Juventus e non di certo la Roma. Gervinho doveva essere il salvatore della patria, secondo i romanisti, ma io sapevo, mi ricordo Asamoah quando tornò dalla Coppa d'Africa, è ancora reduce, secondo me, da quel post Coppa d'Africa, e Gervinho, secondo me, fa la stessa fine. In 11 contro 10 loro potevano solo segnare su calci piazzati. A parte il calcio punizione che a mio avviso non c'era perché ha simulato i turbo, infatti poi antisportivo al massimo, poi gli ha dato una pacca sulla spalla a Chiellini, roba che se ci sono io lo lascio per terra agonizzante 4 anni, ma vabbè, detto questo, loro potevano segnare solo su calcio piazzato, a parte appunto quella punizione inesistente. Ne abbiamo fatti tre netti prima e dove potevano fare gol. Bisognava stare più attenti. Comunque mi dà la sensazione che il 3-5-2 vada da Dio contro le squadre per la quale se la giocano contro di noi e lottano contro di noi. Il 4-3-1-2 va bene per le squadre medio-piccole, secondo me. Mi è piaciuto Vidal. Vidal con questo modulo, secondo me, è tutt'altro giocatore, anche se ha sbagliato comunque qualcosa. Però questo modulo galvanizza lui e in ombra un po' Tevez, altra prova di Marchisio, vice Pirlo, che secondo me è stato esemplare anche lui. Chiellini e Bonucci, i soliti piedi di merda che hanno, e è inutile neanche stare qua a ripeterlo. Molte volte abbiamo rischiato i contropiedi della Roma perché loro sbagliavano passaggi in difesa, li passavano per vie centrali e li sbagliavano e loro ripartivano. Il pareggio sta più stretto a noi, che comunque meritavamo di vincere, però alla fine, ragazzi, più 9, loro dovevano asfaltarci secondo il signor sergente Rudy Garcia, però loro hanno sistemi divini, sistemi complottistici e quant'altro. Sempre a meno 9 restate. Se noi andavamo più 12 oggi, chi cazzo se lo cagava il campionato? Per il resto la squadra è stata messa bene in campo da Allegri, secondo me buona tattica di Allegri. Primo tempo così così, secondo tempo molto buono. Bene ragazzi, io vi saluto, sempre forza Juve e...